È appena terminato il congresso della WISP Valdera qui dal Polivalente di Peccioli, siamo in compagnia del neopresidente Manrico Ferrucci. A lui volevamo chiedere, chiaramente essendo una trasmissione di calcio, volevamo chiedere se ha eventualmente qualche idea innovativa per quanto riguarda la Lega. Dunque, è una bella domanda. Per quanto riguarda la Lega, noi vogliamo certamente continuare in tutta l'attività positiva che è stata fatta fino ad ora, avvicinare di più le società, cercare di capire i problemi organizzativi che ci possono essere stati anche rispetto agli arbitraggi, a certe strutture dove abbiamo avvertito qualche punto di criticità. Per quanto poi mi riguarda, ma forse diciamo sto uscendo fuori dal tema della trasmissione, ma vedo che c'è una forte domanda per quanto riguarda anche forme innovative di calcio, il calcetto, il calcio a 5, lo sport giovanile, gli studenti, l'università, internet fanno questo, sicuramente c'è una forte possibilità di sviluppo. Per quanto riguarda Lega c'è una grandissima base associativa, migliaia non lo so, ma centinaia di praticanti. Penso che bisogna fare uno sforzo tutti insieme per qualificare l'organizzazione, fare un salto di qualità sul piano organizzativo e dei servizi intorno al calcio. Come praticanti, come entusiasmo e passione, meglio è difficile. Forse come organizzazione, come qualità organizzativa si può fare e spero lo facciamo insieme. E anche come informazione sull'attività. Quindi grazie alla vostra televisione. Sicuramente parole incoraggianti per un futuro più roseo per tutte le 63 società, magari forse potranno essere anche qualcosa di più in futuro. Un altro nodo che diciamo stringe in questi tempi le società è il famoso campionato interprovinciale. Ecco, andrebbe fatto. Non lo so. Andrebbe fatto, datemi qualche giorno per pronunciarmi e per sentire. La prima riunione ce l'ho giovedì con le società. Certamente la WISP non è qualcosa che si sovrappone alla società, è qualcosa che lavora insieme alle società. Quindi diremo il nostro parere, ma soprattutto, essendo insediato stasera, ho intenzione di ascoltare molto, di visitare tutte le società, di conoscerle e poi di farmi certamente anche un'opinione mia. Però le società hanno ragione. Evidentemente, se possiamo aiutarle nei momenti innovativi con quel che sappiamo fare, lo faremo. Bene, allora ringraziamo il neopresidente Manrico Ferrucci, gli auguriamo chiaramente buon lavoro e alla prossima intervista. Ecco l'impegno fra qualche mese di rivederci per un'intervista anche su punti concreti, dove ora so che ho fatto più che altro belle parole e spero di fare anche proposte operative. Benissimo, la ringraziamo e la salutiamo. Arrivederci.